Il Consiglio ricorda le vittime di Parigi. Consumo del suolo, seduta straordinaria. Dibattito sul rendiconto finanziario. In apertura della seduta del 17 novembre, il Consiglio ha commemorato le vittime e i feriti degli attentati di Parigi. L'Assemblea, riunita in seduta straordinaria richiesta dalle minoranze, ha affrontato il tema del consumo del suolo. Nel pomeriggio il Consiglio ha discusso il rendiconto 2014, effettuato alcune nomine di competenza e votato diversi atti di indirizzo. In copertina. Anche il Consiglio regionale ha ricordato le vittime e i feriti degli attentati di Parigi. In apertura della seduta del 17 novembre ha osservato un minuto di silenzio richiesto dal presidente Mauro Laus, che in rappresentanza dell'Assemblea ha anche partecipato alla manifestazione organizzata in Piazza Castello a Torino. Lunedì 16 tutto il Consiglio alle ore 12 ha osservato un minuto di silenzio in contemporanea in tutta Italia. Su richiesta delle opposizioni e alla presenza di molti sindaci piemontesi, il 17 novembre si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio sulle ricadute del disegno di legge nazionale in discussione in Parlamento, che si pone l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo nel 2050. Ampio e articolato il dibattito. È stato importante il dibattito aperto in Consiglio regionale sulla legge sul consumo di suolo. Per questo è importante che si persegua con sempre maggiore convinzione che bisogna privilegiare il riuso, il riutilizzo di milioni di metri cubi che oggi sono disponibili sia per attività produttive che per attività residenziale, e bisogna considerare con molta attenzione che eventuali compromissioni di suolo agricolo mettono in discussione politiche sia a livello comunale ma anche a livello regionale. Bisogna innanzitutto partire con un monitoraggio delle aree dismesse, degli edifici sfitti, e da questa valutazione ripartire con una regolamentazione urbanistica che porti a un contenuto consumo di suolo, con l'obiettivo di arrivare a un consumo zero, cosa che ce lo indicano le direttive comunitarie, entro il 2050. Questo è un obiettivo fondamentale, quindi anche il Piemonte si deve adeguare a queste indicazioni che vengono riprese nella legge nazionale 2039, oggetto della discussione di oggi in aula. L'ordine del giorno sul consumo del suolo che abbiamo proposto in Consiglio regionale è per noi fondamentale, in quanto riteniamo che non sia compatibile con la situazione urbanistica oggi presente in Piemonte. Danneggia solo i comuni che hanno già dei piani regolatori operativi, ma nello stesso tempo ci poniamo anche delle domande. E la domanda la possiamo porre alle grandi assicurazioni, alle banche, ai grandi costruttori che hanno in pancia molti immobili, e quindi come tale vogliamo capire se l'aspetto è prettamente speculativo o se realmente è un aspetto, diciamo, legato all'importanza di non continuare a consumare suolo. Il Consiglio ha discusso il 17 novembre il rendiconto 2014 della Regione, che sarà approvato in via definitiva nella prossima seduta. Il documento finanziario, sulla base del quale verrà definito il bilancio della Regione per il 2016, accoglie quanto stabilito nella sentenza di parifica della Corte dei Conti e recepisce il decreto legge Salva Regioni.